il nostro liceo forma ragazzi in ambito artistico, musicale e coreutico. Ciò vuol dire che c'è un liceo artistico dove imparano le varie forme dell'arte, il liceo musicale dove i ragazzi imparano a suonare strumenti da soli e in gruppo, e il liceo coreutico con un impegno importante settimanale in aula danza con tecnica della danza classica e tecnica della danza contemporanea. La nostra scuola ogni anno organizza delle manifestazioni conclusive dove vengono presentati i lavori svolti per tutto l'anno scolastico. E in particolare lo spettacolo del liceo coreutico si presenta come un vero e proprio saggio di danza con le parti tecniche, le parti coreografate, i costumi, le musiche. La nostra città ha una difficoltà nel reperire contenitori sufficientemente spaziosi per contenere il pubblico che aspira a vedere i nostri spettacoli. D'altro canto, la scuola di suo non dispone di fondi per l'affitto di queste strutture, né ci sembra giusto far gravare questi costi esclusivamente sui genitori degli alunni. E quindi qual è l'idea? L'idea è ricorrere tramite i social a questi nuovi modi di autofinanziamento, in particolare al crowdfunding, e è stata aperta una piattaforma su cui è possibile donare un proprio contributo volontario per sostenere le spese per la realizzazione dello spettacolo conclusivo del liceo coreutico. Per me la danza rappresenta un arco tra due monti, anima-corpo, in quanto per la danza serve la tecnica, il sacrificio a cui noi ci dedichiamo giornalmente con il cuore, ma la danza principalmente è motore emotivo che coinvolge anche chi ci guarda in quest'estasi che solo l'arte può darci. Personalmente ho iniziato a studiare danza da quando ero piccolina, però solo ora ho capito quanto importante sia. E infatti la danza per me è un modo per esprimermi, un piccolo modo per esprimermi, anche senza utilizzare un linguaggio verbale. Il nostro saggio di fine d'anno si terrà il 27 maggio e è un momento fondamentale per i nostri allievi, perché attraverso il saggio possono esprimere sia la tecnica che l'amore verso l'arte terzicorea. Per quanto riguarda classico, faremo un omaggio a Antonio Canova, poiché quest'anno ricorre i 200 anni dalla morte di Antonio Canova, per cui faremo delle coreografie che omaggiano le sue opere, e queste coreografie sono accompagnate da musiche di Mozart, che è un contemporaneo di Antonio Canova. Invece, per quanto riguarda la seconda parte del saggio finale dello spettacolo, è incentrato sul tema della donna. Il nostro obiettivo è quello di far rivivere alcune figure femminili, quindi di andarle a valorizzare, che con il loro lavoro, il loro sacrificio e soprattutto anche la loro creatività hanno contribuito storicamente alla crescita della società. La parte di danza contemporanea è divisa in 6 quadri, ogni quadro ovviamente è realizzato con i nostri interpreti, che sono tutte le classi del liceo coreutico. Il linguaggio utilizzato è quello della danza contemporanea, mentre i ruoli solistici e protagonisti sono affidati invece ai ragazzi del quinto anno, che con noi quest'anno concludono il loro percorso. Tutte le musiche, la regia, le scenografie, i costumi invece sono
realizzati grazie anche al supporto e alla collaborazione, quindi alla sinergia degli altri due indirizzi che vivono con noi questo istituto, che sono l'indirizzo artistico e l'indirizzo musicale. Quindi il frutto praticamente di un lungo lavoro molto complesso che ci ha unito per che cosa? Per la passione e l'amore per la nostra arte. L'amore che ci vogliamo e vogliamo continuare a tutti i costi farvi vivere sul palcoscenico, ma che ha bisogno soprattutto anche della grande collaborazione e supporto del nostro pubblico. Quindi vi invitiamo quindi ad essere con noi il 27 maggio al Cineteatro Don Bosco di Potenza per vivere con noi questa bellissima emozione.